Eccoci qua alla seconda di campionato di pallamano maschile Serie A Beta qui a Dappiano al palazzetto Raiffeisen per l'incontro di Sparer Eppan contro l'HC San Giorgio Molteno. Fra poco ci sarà I giocatori ci saranno all'entrata in campo, dirigono l'incontro gli arbitri Zancanella Roberto e Testa Daniele. Partita importante per la società di casa che nella settimana scorsa ha giocato a Passano perdendo nettamente. Questa è la prima partita della Sparer Eppan qui al palazzetto Raiffeisen con una formazione neopromossa dalla Serie A2, primo anno in A1. Rinforzata su tutte le posizioni, sarà una vera battaglia. Ecco che le formazioni entrano in campo. Si gioca come sempre a porte chiuse finché non ci sarà il via libera della federazione e degli organi competenti per il pubblico. Ecco le formazioni che entrano in campo. Saluto di rito degli allenatori ufficiali di campo. Come già detto, l'HC Palamano Molteno si è rinforzata moltissimo in questa stagione, cercando di ben figurare. Manca ancora lo straniero che è ancora bloccato in Serbia, ma che fra poco sarà in campo. La formazione dell'Eppan è al completo. A bordo di nuovo Semikov Alexander, il mancino russo che dopo il periodo di 2 settimane è ritornato negli allenamenti con la squadra. Buona pallamano a tutti. Inizia la formazione del Eppan. Anzi, no, inizierà il Molteno. Questa partita valida per la seconda di campionato di Serie A Beretta. Pallamano maschile. Ecco, partita iniziata. Abbiamo sull'ala destra il mancino Sperti col numero 43 Soldi che è arrivato direttamente dal Colonia, il numero 10 Dragnea Dorin Marian rumeno e il numero 7 Radeli Giacomo del loro vivaio con il numero 26 Riva Samuele all'ala. In porta un neoacquisto Randes Gabriele Maria come portiere. Ecco la prima azione. Difesa attenta dell'Eppan,
chiaramente dopo la sconfitta di sabato la squadra deve dimostrare di essere meglio di quello che ha fatto vedere. Un po' di nervosismo all'inizio, chiaramente dopo un periodo di 6 mesi che le squadre non hanno giocato, non sono ritornate in campo, e diciamo chiaramente anche la mancanza del pubblico fa il suo. Comunque primo attacco dell'Eppan con un Santinelli che non riesce a prendere la palla, un altro errore tecnico del Molteno, contropiede dell'Eppan. Eppan inizia con una formazione di Treuerhofer sull'ala sinistra, poi c'è Branch che terzino sinistro, centrale Santinelli che tenta di sforzare. Santinelli, che giocatore che è arrivato dal Gaeta dell'anno scorso, è venuto qui a giocare a Eppan. Poi abbiamo il terzino mancino Semikov e Oberauch Jan Niklas alla destra del vivaio dell'Eppan. Come pivot abbiamo Sliepcevic e in porta una vecchia conoscenza, Raffel. Un errore tecnico da parte dell'Eppan. Vediamo questi primi 2 minuti di nervosismo. Vediamo il primo gol del Molteno col numero 43, Soldi. Bella azione, bel tiro, secco. Uno a zero per il Molteno e Eppan si trova in situazione di ricorrere il risultato. Ecco, vediamo, bel passaggio di Semikov, un rigore per l'Eppan e 2 minuti a Sperti per un fallo su Treuerhofer. Subito gli arbitri con mano pesante fanno vedere che questa partita deve essere giocata al meglio delle regole. Ecco Semikov che va al tiro. Bel gol di Semikov. Siamo sul risultato di 1-1. Sarà una partita sicuramente calda all'inizio, finché le squadre conosceranno l'avversario. Ecco, giro di palla veloce da parte del Molteno, il solito Soldi e Radelli che entra bene, cartellino giallo per Treuerhofer, entra bene fra il primo e il secondo dell'Eppan, fa gol, 2-1 il risultato. Come già detto, la formazione dell'HC San Giorgio Molteno l'anno scorso militava in Serie A2, è una neopromossa, ha fatto un ottimo campionato essendo prima, quando c'è stata la chiusura per la pandemia Covid. Ecco adesso Treuerhofer, un bellissimo gol per lui, il primo in questa data. Anche lui reduce da un infortunio all'incrociato, come alcuni dei giocatori dell'Eppan che l'anno scorso è stata falciata da tanti infortuni gravi, dove sono mancati 3 giocatori della prima formazione tutto l'anno in pratica. Adesso tutti di nuovo a bordo, tutto è al completo, non ci sono scuse. Arriva il Molteno con
un ottimo Brambilla Mancino, che già ha fatto vedere il suo valore alle finali della 2, dove Leppan è riuscita a superare il Molteno e ad avere la promozione in Serie A 1 l'anno scorso contro De Veloce, gol di Thomas Branch per il 3-2. L'arbitro che fischia passi al centrale del Molteno. Arriva in velocità Redaelli, che cerca di entrare nella difesa dell'Eppan, bloccato bene. Arriva lo straniero del Molteno, fischio dell'arbitro, forse un po' veloce questo fischio. Poteva esserci un vantaggio per il Molteno, comunque va bene. Ecco qua, Sperti velocissimo, gran passaggio. Sbaglia Riva, la formazione di casa che va in attacco veloce con questa nuova formazione in pratica con Santinelli, Semikov. Calma, organizzazione del gioco. Come detto, il Molteno la settimana scorsa giocava contro il Bressanone, ha perso in casa. Bressanone che ha fatto una bella partita. Abbiamo un innesto, ecco, abbiamo Branch che fa un altro gol, il numero 11 dell'Eppan, col risultato dopo 7 minuti del 4-2 per la formazione di casa. Discussione perché Branch nel ritorno ha invaso l'area di ripresa, comunque niente problemi, gli arbitri fanno giocare, fanno andare la partita. Bene, bel tiro di Redaelli. Ecco, gran difesa da parte dell'Eppan, con un Molteno che gioca a un ritmo molto molto elevato. Bravissimo Raffl che para questa fucilata di Sperti, che è una vecchia volpe del mestiere, chiaramente. Sbaglia pochissimo, lui è stato uno dei giocatori migliori che il campionato l'anno scorso ha visto nella Serie A1. Quest'anno con la maglia del Molteno cerca di fare chiaramente di nuovo il suo meglio. Ecco, abbiamo Branch, Semikov che sbaglia questo passaggio, e abbiamo Sperti che prende solo la traversa. Fortunato Leppan. Bel passaggio a Niklas Oberauch e altrettanto Randes, che fa vedere il suo valore, para questo bel tiro di Oberauch. Partita già calda, già iniziata bene per le formazioni. Chiaramente ogni formazione qui deve cercare di trovare punti. Ecco Branch che prende l'incrocio dei pali. Bel tiro, ma purtroppo niente gol. Ecco, Molteno in attacco. Stasera, per cronaca, il Santarelli Cingoli gioca in casa contro l'Alperia Merano.
il Fondi gioca in casa contro la formazione forte del Bolzano. Lega Siena gioca in casa contro Raimondo Sassari, chiaramente una partita molto molto interessante per i vertici. Il Brixen che ospita il Cassano Magnago, una partita dura, senza pronostici, sarà sicuramente un po' più facile per il Cassano giocare a Brixen senza il pubblico. Sappiamo che il Bressanone ha un pubblico molto molto caldo e chiaramente viene a mancare questo vantaggio. Il Trieste che ha fatto un'ottima partita, forse si può dire pallamanisticamente che ha buttato via la partita sabato a Sassari, gioca in casa contro la Junior Fasano, altra società che ha fatto vedere le sue forze sabato scorso contro il Conversano perdendo di poco. Abbiamo intanto un bel gol dopo un palo e che Sperti è riuscito ad intercettare. 4-3 il risultato. Ecco qua un bel passaggio di Semikov, un bel passaggio al pivot dell'Eppan Zliepcevic che mette dentro la palla. 5-3 il risultato. Intanto la difesa dell'Eppan di nuovo si è formata, centrale c'è il nuovo straniero dell'Eppan, Starolis Modestas, giocatore lituano, giovane, 23enne, che è venuto da una società dove ha militato per 6 anni. Ecco, bella entrata del terzino mancino. Abbiamo 2 minuti di penalità per Troia Hofer che non è riuscito a trattenere il giocatore. Abbiamo il numero 55, Alonso Esteban, vecchia conoscenza del Molteno, che è sulla riga dei 7 metri e fa gol. 5-4 intanto il risultato qui a Eppan dopo 12 minuti di gioco. Ecco che adesso l'allenatore Gagovic e assieme a Forerotto, gli allenatori dell'Eppan, fanno entrare all'ala Pirher Moritz, il capitano della squadra, che l'anno scorso per problemi di spalla non ha giocato, si è fatto male già all'inizio della stagione. Ecco, vediamo un Molteno molto aggressivo, molto veloce in difesa. Pirher Moritz, come dicevo, il numero 17, che è un centrale del vivaio dell'Eppan, che in questo caso, essendo in inferiorità numerica, gioca sul ala. Modestas che doveva tirare, Starolis era già pronto per tirare, invece niente, un bel tiro di adesso, fa vedere il suo bel tiro che ha, bel gol per lui. 6-4 il risultato, niente da fare per il portiere del Molteno. Ecco la formazione dell'Eppan che adesso gioca chiaramente in inferiorità numerica per altri minuto e mezzo. Ecco passi, forse invasione dei passi, l'arbitro fa andare comunque bene così. Si blocca il tempo per le prime cure del pavimento, per il sudore lasciato in campo dai giocatori.
Sentiamo l'allenatore del Molteno che incita i ragazzi a giocare veloce, essendo in superiorità numerica. Palla persa da Soldi, recuperata subito. Bella difesa, un altro cartellino giallo di Zliapcevic. Lepank in questo caso difende bene, eccoli di nuovo in 6, ritornato Treuerhofer, ritornato a dare mano importante ai compagni. Un bel tiro di Redaelli, che parato da Raffl. Ecco, entra Semikov. Purtroppo non si capiscono i due giocatori. Tanti errori tecnici quest'anno all'inizio della stagione. Abbiamo visto un Eppan sabato scorso a Pressano con tanti errori tecnici, con qualche nuovo innesto nella squadra, ma con anche un recupero sul quale lavorare per i giocatori. Ecco, bel tiro, palo, ripresa della palla da parte di Starolis, secondo gol del numero 14, nuovo giocatore dell'Eppan, che ancora non ha fatto vedere quello che la società ha visto durante le prime partite amichevoli nel torneo Oireggio, che è stato disputato in Alto Adige con la partecipazione delle squadre dell'Innsbruck e del Schwaz dell'Austria, con un Pressano, il Lerano, il Sanone e il Bolzano, che hanno fatto ben figurare questo torneo. Ecco, bel passaggio di palla, bello anche a Sperti che non sbaglia, Raffl che se la prende coi suoi, bella scaletta fino all'ala del Molteno che non sbaglia. Risultato 7-5 qui a Eppan, dove le formazioni chiaramente devono cercare di fare punti, essendo tutte e due ancora a 0 punti. Bruttissimo passaggio di Starolis. Dicevo, sono ancora a 0 punti dopo la prima giornata, chiaramente. Vediamo in testa le formazioni del Cassano, Pressano, Brixen, il Bolzano che ha vinto a Molteno, il Conversano, il Siena a 2 punti, il Trieste, il Sassari un punto, il resto ancora a 0 punti, però un campionato lunghissimo con 15 formazioni. Cartellino giallo adesso per Alonso, che non tiene le distanze. Dicevo, un campionato lunghissimo che andrà a finire a giugno, sempre che il Covid ce lo permetta. Abbiamo già un primo caso, purtroppo, in casa del Conversano. Bel tiro, palo dentro, Starolis, bellissimo, 8-5. Abbiamo già un primo caso, adesso time out, ve ne parlerò dopo, un po' di pausa anche per noi.
Ecco che le formazioni rientrano in campo dopo questo time out voluto dal tecnico del Molteno. Una prima strigliata con i suoi giocatori, risultato 8-5 qui in casa dell'Eppan. Al 18° minuto, partita interessante, molto combattuta. Adesso abbiamo Dell'Orto col numero 36, entrato nuovo in campo sul terzino sinistro. Eccolo che arriva, bel tiro secco col 8-6 di Dell'Orto. E la pallamano Eppan di nuovo in attacco. Dicevo, il primo caso purtroppo in casa del Conversano, per il quale è stata rinviata la partita Siracusa-Conversano. Bel passaggio, Sliepcevic che sbaglia, perde i nervi, c'è Randes che para, contropiede subito Dell'Orto che sbaglia anche lui. Vediamo le formazioni, che effettivamente qualche errore di troppo dopo lunghissimi mesi di inattività sportiva sul campo. Speriamo che questo caso di positività a Conversano rimanga l'unico per un bel po' di tempo, anche perché le società chiaramente devono programmare le trasferte. E andando su e giù per tutta l'Italia è sicuramente difficile per le società di pallamano nazionale. Ecco Semikov, passaggio Starolis, ecco bel passaggio a Oberauch. Passi, infrazione di passi di Semikov. Manca la responsabilità di Starolis in questo momento, che passa la palla ma non si prende la responsabilità che doveva, essendo solo possibile fare 7 passaggi quando l'arbitro alza la mano per concludere. Il Molteno che gioca veloce, bel passaggio al pivot intercettato da Starolis. Ecco, bel tiro di nuovo fotocopia dell'azione precedente Dell'Orto, un bel tiro, 8-7 il risultato. Il Molteno non molla e altro time out chiesto da Gagovic.
Ecco che la partita è ripresa subito con un attacco interessante da parte dell'Eppan. 2 minuti di esclusione per il numero 9, Mella Gioele, per aver trattenuto Zljacevic con un gol importante per la formazione dell'Eppan. Quest'anno abbiamo un nuovo main sponsor per la federazione italiano gioco handball, che è Fratelli Beretta. Ecco un bel tiro anche da parte del Molteno, mi è sfuggito chi ha fatto gol, comunque Raffl chiaramente si infuria con i suoi compagni che non sono stati attenti a questo tiro. 9-8 il risultato dopo 22 minuti di gioco. Gran bel gol anche di Semikov, che tutto solo riesce a mettere dentro la palla per il 10-8 dopo un passaggio di Starolis, il numero 14 dell'Eppan. Ecco Branch di nuovo pesa in centro, il numero 11. Ecco. Difesa attenta, dura sul pivot del Molteno. Comunque è una squadra veloce, vogliosa, gioca tanti giovani, bel incrocio, bel tiro, sempre dell'Orto che tira da tutte le posizioni, 10-9, tiro secco, senza muro di difesa, senza reazione da parte dell'Eppan. Andiamo avanti, sempre 10-9, il solito Starolis che adesso si è svegliato tirando anche da fuori con un tiro micidiale, 11-9, se non sbaglio il suo quarto gol. Abbiamo, come vi dicevo, un nuovo sponsor, main sponsor della federazione, i Fratelli Beretta. Eccoli, ecco il loro logo all'interno delle porte, ben visibile per tutti quelli che seguono la pallamano su Eleven Sports, dove quest'anno si vedono tutte le partite in diretta e anche in differita durante la settimana. Ecco, bel passaggio. Santinelli non spinge, tutto da rifare per la formazione dell'Eppan. Comunque formazione giovane che viene dal Molteno con un Randes, un 97, poi c'è un palla persa, gravissimo errore da parte del Molteno, si sono scaldati gli animi, Alonso che tira giù Oberauch che aveva preso la palla, fallaccio da dietro, 2 minuti di esclusione e l'Eppan che ritorna al 25esimo in attacco. Mancano 4 minuti alla fine del primo tempo. Sentiamo Randes, il portiere che incita i suoi giocatori per la difesa, difesa che adesso si presenta in 5 giocatori. Eccolo qua, bel passaggio, però para Randes, sbaglia l'Eppan, questa palla importantissima
per il 12-9, niente da fare, 11-9 va avanti il risultato per l'Eppan, 2 gol di vantaggio. Fallo di Modestas su un giocatore che era per aria, fallo di cartellino giallo su Galizia. Comunque bella partita combattuta, peccato che manchi il pubblico a scaldare ancora un po' le anime. E va Branch che da solo fa il 12-9 senza opposizione da parte del Molteno. Branch che ha già fatto vedere nella prima partita qualche bel tiro da fuori. L'Eppan nettamente migliorata oggi in questa partita in casa, se possiamo parlare di casa visto l'assenza del pubblico. Comunque bel tiro, muro da parte dell'Eppan, attacco di Modestas sulla parte destra e fermi tutti di nuovo. Cambio, entra Semikov che già l'anno scorso era ad Eppan, ha fatto una stagione molto buona fino a che è stato bloccato il campionato, chiaramente è rimasto fermo anche lui, per tanto tempo fino a che è potuto rientrare in Russia. Errore tecnico dell'Eppan, un altro errore tecnico, dovremmo essere già a 4. Adesso Semikov con un po' di furbizia tira fuori uno sfondamento da parte del ecco, fa un bel gol, va da solo e due minuti al suo difensore, il numero 28, Gligic David, che prende posto sulla panchina. Intanto il Molteno va avanti. In 6 adesso per il portiere che è uscito. Attacco veloce, bello. Sfortunato il Molteno in questa occasione, prende il palo. Raffl che spinge. C'è Oberauch che tira di nuovo. E Randes para di nuovo. Manca un po' di lucidità all'Eppan in questa occasione, essendo 6 contro 5. E si ritrova di nuovo in difesa. Niente di fatto, 13-9, mancano 30 secondi alla fine del primo tempo. Ecco. L'ultimo 20 secondi, ecco, abbiamo gli arbitri che lamentano, ecco, tiro del numero 20 dall'Aglio Andrea e abbiamo un problema di un giocatore che è entrato troppo presto, da parte del Molteno. Altra squalifica. Ecco che il Molteno si ritrova con un nuovo portiere, il numero 32, di nome Beretta, e con 4 giocatori negli ultimi 7 secondi. Vediamo se il Eppan riesce a sfruttare questi 7 secondi in 6 contro 4, risultato 13-9,
attacco veloce, c'è Oberauch che tira di nuovo e sbaglia di nuovo. Abbiamo 3 tiri di Oberauch, 2 parati dal portiere, questa volta c'era di mezzo il palo. 13-9, niente di fatto per l'Eppan in superiorità numerica, 13-9, e al secondo tempo ci risentiamo al secondo tempo.
Rieccoci al secondo tempo di questa partita Sparer-Eppan contro l'HC Molteno, San Giorgio Molteno. Risultato, come dicevamo, 13-9 per la formazione di casa. Subito dopo 6 secondi, palla persa per l'Eppan per una furbizia del Molteno. Che sono in attacco in 5 contro la formazione dell'Eppan al completo. Attacco veloce, veloce da parte del Molteno, pericoloso, pericoloso. Tiro arriva, Soldi. Soldi, fallo, fallo di Semikov. Niente paura. Soldi che spinge, 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 fa infrazione di passi, passivo indicato dall'arbitro, ci sarà una conclusione subito di Sperti, palla non facile per il portiere, non poteva vederla, abbiamo Singer che è entrato,
al posto di Jan-Niklas Oberauch. Brutto passaggio di Semikov a Singer, che riesce a intercettare la palla comunque. Primo tiro, para Randers. C'è Troyer Hofer che si prende il cuore e fa il gol. 14-9. Attacco buono dell'Eppan. Un po' disorganizzato, ma comunque pieno di voglia. La formazione è la stessa, con, a parte Singer, che il mancino dell'Eppan, che è entrato per Oberauch. Difesa buona. Ecco che Sperti, va Sperti. Rigore e 2 minuti per Starolis Modestas. Forse un po' troppo severo l'arbitro in questo caso, ma ci sta. Modestas, che era in svantaggio, era troppo tardi per la difesa su Sperti. Abbiamo un tiro di rigore di Soldi, che il numero 43, che fa un bel gol all'incrocio dell'Eppan. Risultato adesso 14-10 dopo 2 minuti di gioco. Eppan senza portiere. Ecco che va Semikov, fa gol, rientra il portiere. La difesa 5 contro 6 da parte dell'Eppan. Quest'anno l'Eppan ha fatto una campagna acquisti importante per la società, tenendo Semikov, cercando Starolis, questo giocatore lituano che abbiamo già visto in campo. È arrivato Santinelli per dare rinforzo alla rosa dell'Eppan, e Castillo, che già per qualche anno a Eppan nel 2013-14 nella prima divisione, in quel caso c'erano il campionato era suddiviso su nord, centro e sud, che però era il goleador del campionato del nord. Dopo qualche anno di inattività ha ripreso a giocare, sta riprendendo bene. Ecco, bel passaggio, bella combinazione dall'aglio, il numero 20, che mette dentro questa palla importante per il Molteno. 15-11 il risultato, con un Eppan in attacco che non riesce a staccarsi dalla società del Molteno. Completi, l'Eppan adesso al completo. Branch, ecco Santinelli, arriva Singer. Branch che passa la palla, un po' di disorganizzazione. Un tiro, un bel tiro di Branch, che si prende il cuore e fa il 16-11 dell'Eppan. Veloce. Sfortunato Laglio, che prende prima il portiere, poi palo. Giocata veloce da parte del Molteno per riacciuffare il risultato. Rimasto nella rosa dell'Eppan, rimasto Langhannes, che con i suoi 43 anni comunque sempre una persona, un giocatore importantissimo per la società, soprattutto in difesa. Vediamo il passaggio di
Semikov a Troyer, bel gol, 17-11. Poi c'è Pierre Andreas come pivot, che è rimasto chiaramente nella rosa, un locale di spessore anche lui. Unterhauser Stefan, altro pivot della società. C'è Wiedenhofer Alex, il quale studia a Innsbruck, e intanto è in panchina anche perché mancherà qualche allenamento per lo suo studio. Ecco, bel tiro del numero 26 con tanto di cuore, intercettato da Sperti, numero 14, che non si fa pregare due volte e mette dentro la palla per il 17-12. Infine abbiamo l'altro portiere dell'Eppan, già da 3-4 anni che gioca qui a Eppan, Bortolot Samuele, portiere alto 2 metri, però con un raffle in forma smagliante, non è ancora entrato in campo. Ecco che arriva Modestas, Modestas, bella combinazione, bella combinazione, bella elevazione di Singer. Siamo a 18-12. Leppan che cerca di fare il risultato, di staccarsi dal Molteno, con una panchina lunga quest'anno e con dei cambi importanti. Vediamo che Castillo non è neanche ancora entrato. Comunque, bella giocata anche questa, poco angolo per Sperti, e Raffl che prende una storta alla gamba, speriamo che si riprenda. Tempo fermo per un Raffl che è scivolato sulla palla. Eppan deciso, deciso in questo momento, deciso, 7 minuti del secondo tempo, risultato 18-12, un Eppan deciso, molto meglio della settimana scorsa, con molto più voglia, con una formazione comunque molto molto motivata, ostica. Ecco, arriviamo, ecco, bel tiro, bel tiro, Starolis, Modestas che fa vedere i quasi 2 metri di altezza che ha, è una bella elevazione, braccio fulmineo, un fulmine nella porta del Molteno. Passivo, l'arbitro alza il braccio, passivo, bel passaggio, rigore, e saranno anche 2 minuti per Semikov che prende per il collo il pivot Zalaglio. Combattimento molto duro, in questo caso dopo un tiro murato, un po' di confusione nella difesa dell'Eppan, esclusione di 2 minuti per Semikov e rigore per il Molteno per il 19-13, e andrà a tirare Redaelli con un portiere Bortolot che entra, specialista sui rigori,
e portiere motivatissimo. Bel tiro, niente da fare per Bortolot. Risultato 19-13 con un Molteno che non molla, che si scalda per il tempo perso dell'Eppan nella ripresa. Vediamo, passivo indicato dall'arbitro. Bello, bellissimo gol di Singer in inferiorità numerica. Il portiere non capisce più e l'allenatore si scalda con i suoi. Decisamente una bella prestazione di Singer sull'ala destra, che è intervenuto per Oberauch, anche Raffl qui sveglio, sveglissimo su questo tiro, para bene, dà una bella mano a Leppan, che in questo caso fortunatissimo ad avere due ali mancine di ottimo calibro sulla loro posizione. Ecco qua Sliepcevic che passa a Branch. Vediamo Santinelli che porta avanti la questione. Starolis che non vede l'ala destra, non vede l'ala. Si ingarbuglia nella difesa. Ecco che arriva Santinelli che mette a posto la situazione. Branch, bellissimo dall'ala destra, bellissimo tiro. 21-13 risultato e time out richiesto dal Molteno. Eccoci alla ripresa del gioco, risultato 21-13, 11 minuti di gioco fatti nel secondo tempo. Speriamo che tutti quelli che guardano questa partita abbiano delle belle immagini in HD. Ecco che Dall'Aglio che prende una palla e tira su un bellissimo rigore con una bellissima giocata entrata. Gli arbitri che comunque fino a adesso hanno tenuto bene la partita. E ecco il numero 10 che fa gol e va, il Molteno recupera, va a 14 contro il 21 dell'Eppan. Nel frattempo Eppan di nuovo al completo.
squadra di casa che gioca con più calma, determinata però. Sfondamento, ripresa forse non tanto regolare, ma comunque il numero 14 Sperti che porta la squadra del Molteno a 15 punti, 6 gol di vantaggio per Leppan e 17 minuti da giocare, tutti in salita per le due formazioni, sia per la squadra di casa che vuole vincere. Fischio veloce da parte degli arbitri, gol annullato a Sinelli e partita interrotta. Eccoci, pulito il pavimento, si va avanti, difesa molto molto avanzata da parte di Alonso Esteban, tiro di Starolis, murato, niente di fatto, ancora muro. E tiro forzato da parte di Branch con uno Sperti che fa fallo di sfondamento e di nuovo attacco di Starolis. Un po' di disorganizzazione in campo da parte delle due formazioni. Calma. Ecco Santinelli che cerca l'entrata fra il primo e il secondo difensore. Tempo di nuovo fermo per la pulizia del campo. Leppan che in questo momento non sembra molto molto lucido. Infatti il Molteno è riuscito a recuperare 2 gol. Comunque ne rimangono 6 di vantaggio per Leppan con una panchina ancora da sfruttare. Intanto entra il capitano Moritz Pircher per dare nuove forze a Leppan, nuove forze. Abbiamo Branch, arriva Moritz, eccolo, veloce, però passi fischiati, passi a lui. Ecco di nuovo il Molteno con tanta tanta grinta, con Alonso che trova il gol 21-16 e time out chiamato da Gagovic per rimettere in ordine l'attacco di Leppan. Eccoci alla ripresa, vediamo il Molteno motivatissimo a recuperare questa partita, il tecnico che fa vedere degli schemi.
Ecco Lepan in attacco, 21-16, la partita non è finita. Lepan pensa forse già alla fine, ma il Molteno non molla, non molla. Concentrazione che comunque è andata. Abbiamo un Semikov con un tiro disorientato, sempre sotto passivo, sempre sotto passivo, sfondamento, passi. Abbiamo di nuovo Dall'Aglio che porta la squadra a 21-17. Vediamo o sentiamo già dalle grida dell'allenatore la motivazione che porta alla squadra. 21-17 dopo un inizio del secondo tempo dell'Eppan molto molto importante. Adesso ecco gol di Semikov, gol di Semikov, arriva Molteno, veloce, veloce, c'è Sperti, Sperti che non si fa pregare due volte e mette dentro la palla del 22-18. Azione che è durata 8 secondi veloci da parte del Molteno per riacciuffare il risultato. Due minuti a Sljepčević dopo questo fallo per la ripresa in attacco del Molteno. Due minuti che possono far male a Lepan. Su questo risultato 22-18 e con una squadra del Molteno in vena di riprendere la partita fino all'ultimo secondo. Ecco Singer che va da solo in contropiede, vediamo, vediamo, Dall'Aglio che non lo tocca, molto sportivo in questo caso, 23-18, gol importantissimo per Lepan dopo un errore in attacco del Molteno. Ritorna Dall'Orto sulla posizione del terzino sinistro e tiro di nuovo. Tiro in questo caso murato. Bel muro da parte del Eppan. E gli arbitri ravvisano un tiro dal rigore, in quanto il giocatore dell'Eppan si trovava all'interno dell'area di gioco. Numero 14, Sperti, gol, 23-19, 4 gol di vantaggio sempre per l'Eppan, che a 10 minuti dalla fine controlla la partita con una certa disorganizzazione. Ecco, ecco, palla persa, ripresa da Starolis. Altro sfondamento di Semikov, altro sfondamento di Semikov, altro attacco veloce di
Molteno. E pulizia del campo. Ecco, palla veloce, Zliepcevic che non guarda il suo attaccante, palla veloce e gol per il Molteno per il 23-20. Tutta in salita. Semikov che fa gol, viene annullato per invasione nell'area e altro gol di Dall'Aglio. Qui la partita cambia completamente, 23-21 il risultato. Eppan spento mentalmente attualmente e Molteno che ci crede. Qualche indecisione da parte degli arbitri. Ecco. Tiro. Treuerhofer, gol. 24-21. Il Molteno va. Come macigno. Sperti che fa gol di nuovo, 24-22, partita completamente aperta. Molteno che riesce a fare gol in 5 secondi, Leppan che non riesce a reagire in difesa. Un attacco positivo. Ecco, altro gol di Treuerhofer. Altro gol. E 2 minuti a Branch su una furbizia di Sperti che dopo una finta tira, riprende. Prende un bel rigore che verrà realizzato dal Alonso e 2 minuti di penalità per Branch. ...25-22 il risultato. Due formazioni che non si regalano più niente in questa partita. Ecco, bel gol anche di Alonso che porta la formazione al 25-23 e una difesa molto molto agguerrita nei confronti dell'Eppan. Ecco che entra Castillo che entra in campo. Attacco. E passi di Semikov, gol annullato, 25-23 e siamo a 6 minuti e mezzo dalla fine. Eppan che soffre tantissimo in questa frazione di gioco
essendo avanti di 7-8 gol all'inizio della seconda. E c'è Raffl che para questo tiro importantissimo. Raffl che dà una bella mano ai suoi amici, colleghi di gioco. E un attacco suddiviso, adesso diviso dalla presenza di Alonso quasi al centro del campo. Ecco, bel passaggio di Castillo, bel gol di Semikov che il Molteno che non molla, cambia portiere, mette dentro Beretta, veloci, giocano in maniera velocissima, non mollano, ci sono 5 minuti e 3 gol di vantaggio dell'Epan. Brutto fallo di Castillo dopo i passi del suo avversario. Gli arbitri non fischiano, anzi fischiano adesso i 2 minuti, nonostante che ci fossero stati dei passi dell'avversario. Fallaccio comunque di Castillo che rimane fuori per 2 minuti. 2 minuti molto difficili, Sperti che con tutta la sua esperienza tira fuori questi 2 minuti nei confronti del suo avversario. Ecco il Molteno. Il Molteno che con soldi, questo bel mancino arrivato dal Colonia, ha una velocità supersonica. Bel passaggio. Parata. Bellissima da parte di Raffl su Dall'Aglio. Comunque partita non è finita. Mancano 4 minuti. L'Epan che è in inferiorità numerica ritira su Branch. Ecco tiro di Singer. Niente da parte dell'arbitro, non ha visto niente. Tiro in faccia a Raffl. Nessuno intende per quale motivo non viene fischiato questo fallo su Singer. Comunque partita va avanti, tiro dell'ala destra del Molteno e parata di Raffl, anche se con la faccia. Comunque Sperti in questa occasione butta via una occasione importantissima. Siamo comunque 26-23 con 3 minuti e mezzo lunghissimi, indeterminabili qui a Epan. Ecco Branch, la difesa con Semikov, Branch, palla importante, però il Molteno va e fa gol il numero 36 dell'Orto che non molla. 27-24, tutto da rifare di nuovo per l'Epan con 3 gol di vantaggio, 3 minuti alla fine, lunghissimi. Passaggio a Branch, c'è Semikov che tira, sbaglia. Senza quattro,
arriva Dall'Aglio che sbaglia. Due minuti per Singer, rigore al Molteno, possibilità di andare al 27 e 25, tempo fermo, arriva soldi. Out, no, niente, time out richiesto dal Molteno prima del rigore contro Lepan. Bene, riprendiamo la partita con un tiro dal rigore di Soldi contro Raffl in porta, ritorna Oberauch sull'ala per Singer. Tempo fermo e rigore che viene tirato da Soldi, il numero 43 del Molteno. E parato da Raffl, importantissimo. Raffl alla fine salva gli ultimi tre attacchi del Molteno, salva Lepan. E ci sono 2 minuti e 3 gol di vantaggio da parte dell'Eppan, partita non finita, chiaramente il Molteno che dà tutto, ecco Branch e arriva Semikov, dà un passaggio buttato via, c'è la ripresa del Molteno, passaggio disastroso da parte di Semikov, anche il Molteno comunque non ha più i nervi per fare un attacco decente in questo caso. Passaggio difficilissimo da parte di Branch che non ha visto l'attaccante del Molteno. Siamo a 10 secondi, 1 minuto e 10 secondi dalla fine. Dovrebbe bastare, però nella pallamano sappiamo che questo non, il risultato non è mai scontato. Arriva come un fulmine Oberauch, passivo indicato dall'arbitro. Arriva Modestas con un bel gol, fa il 28-24, partita finita per il Molteno che fa un'ottima prestazione qui a Eppan. Un secondo tempo micidiale, ci sono 30 secondi e la partita si ferma qui. Ecco che rientra Troyer Hofer, bel passaggio, gol di Dall'Aglio a 10 secondi dalla fine. Non basterà al Molteno, la squadra di casa fa i primi 2 punti con una partita buona in certi momenti, disastrosa in altri momenti.
28-25 il risultato per l'Eppan che vince in casa contro il Molteno, squadra forte di volontà che ha cercato di riagguantare l'Eppan. Buon inizio al secondo tempo dell'Eppan con 7-8 gol di vantaggio che sono bastati per il risultato finale. Ringrazio a tutti gli spettatori. L'Eppan la prossima settimana giocherà a Bolzano. Ci vediamo di nuovo fra due settimane con la formazione del Siena che verrà ad Eppan. Grazie a tutti e alla prossima.
Eccoci qua al Palareifeisen di Eppan, partita importantissima per le due formazioni. L'Eppan che riesce a vincere 28 a 25. Abbiamo qui Carlo Sperti. Com'è andata la partita? Beh, è stata una partita assolutamente difficile perché, come hai detto tu, era molto importante. Speravamo di venire qui a giocarcela un po' meglio e magari non soltanto alla fine del secondo tempo, perché come dice il risultato è finita di 3, ma siamo stati sotto praticamente quasi tutta la partita, siamo arrivati anche mi sa al meno 6, meno 7. Poi siamo stati bravi a recuperare mettendola sulla corsa, e solo che ovviamente abbiamo sprecato troppo appunto nel primo tempo e nell'inizio del secondo tempo, e abbiamo dato l'opportunità a Eppan di prendere largo vantaggio e non abbiamo potuto recuperare. Sì, effettivamente l'Eppan nel secondo tempo ha preso un po' il largo con 6-7 gol di vantaggio, che comunque la vostra società, la vostra squadra è riuscito quasi a colmare completamente. Se fossero mancate ancora qualche minuto, sicuramente il Molteno avrebbe anche potuto fare risultato. Cosa ne pensi della tua squadra, come ha reagito soprattutto nel secondo tempo? Ah, sono contento perché comunque è una squadra di ragazzi tutti giovani, alcuni giocano insieme da molto tempo, ma ci sono nuovi innesti tra cui appunto anche io, e dobbiamo ancora iniziare a giocare bene insieme. Ci alleniamo purtroppo da pochissimo perché, come ben sappiamo, non avevamo appunto la possibilità di farlo, e sono sicuro che comunque il campionato è ancora lungo e diremo la nostra anche noi. Infatti il campionato è lungo, avete fatto anche una bella partita contro il Bressanone settimana scorsa in casa. Il prossimo avversario sabato dove andate e che cosa succederà? Sabato torniamo qui vicino, giochiamo contro Merano. Sappiamo che anche loro sono una bellissima formazione di giovani con praticamente quasi tutta l'ossatura dell'anno scorso, con qualche innesto, e non nego che sarà difficilissimo anche lì, ma come ben sappiamo appunto anche sabato il Bressanone ha avuto un po' di difficoltà da noi, visto che dovrebbe essere una delle candidate per lo scudetto, quindi nessuna partita è data per scontata, dobbiamo essere più bravi noi a cogliere l'attimo giusto e non farci buttar giù con troppo lungo divario, perché sennò poi è difficile colmarlo. Bene, questo effettivamente sappiamo che il Merano ha fatto un pareggio a Cingoli, e per cui sì, oggi nulla è scontato. Sappiamo che questo campionato sarà lunghissimo, e in bocca al lupo, complimenti al Molteno per la grinta che avete fatto vedere in campo. Crepi il lupo e grazie. Appunto, adesso Merano dovrà vincere per forza dopo il pareggio assolutamente, quindi ce la metteremo tutta. Grazie, ciao a tutti. Ciao. Eccoci qua con il giocatore dell'Eppan, contento, sorridente di aver vinto la partita in casa, anche se era più difficile di quello che si pensasse a metà del secondo tempo. Salutiamo Santinelli, che è venuto dal Gaeta, adesso porta la maglia del Sparer Eppan. Raccontaci un po' come hai vissuto questa partita e soprattutto il secondo tempo. Ma guarda, la partita ce l'aspettavamo difficile sicuramente. Loro sono una squadra neopromossa, ma hanno giocatori come Esperti, come Randes, che comunque sono nel giro della nazionale, e sapevamo che sarebbe stata difficile. Metà secondo tempo si era messa bene, siamo penso andati sul più 8, più 9, e poi forse ci siamo rilassati un po' troppo. Loro sono una squadra molto grintosa e hanno provato fino alla fine, come è giusto che sia, e poi fortunatamente abbiamo mantenuto sempre quei 2-3 gol di vantaggio. Cristian alla fine ha parato un rigore importantissimo, e era importante, abbiamo vinto.
Effettivamente Raffl alla fine gli ultimi tre attacchi li ha risolti da solo, grazie al portiere dell'Eppan che ha diciamo, salvato questo risultato. Sabato si andrà a Bolzano, altra partita difficilissima, altro derby qui in casa in Alto Adige e sicuramente non sarà più facile che contro il Molteno. Progetti e pensieri per sabato prossimo? Sì, sabato andremo a Bolzano, in amichevole ci abbiamo giocato e loro hanno giocato molto bene, hanno vinto anche forse quasi facilmente. Sabato prossimo speriamo che non sia così, noi ce la metteremo tutta e dovremo andare là per vincere, perché possiamo vincere noi in qualsiasi campo, però ce la dobbiamo mettere tutta perché sennò va a finire come sabato scorso a Bresciano. Va a finire come sabato scorso a Bressano, però poteva andare anche come oggi. 10 minuti secondo tempo sono bastati per un ottimo risultato, poi 20 minuti un po' spenti. Si sono spente un po' le luci nell'organizzazione di attacco e anche di difesa dell'Eppan. Per fortuna che c'è stato un raffle e anche qualche gol facile contro il Molteno. Comunque, in bocca al lupo per sabato. Daremo di nuovo spettacolo, la pallamano Serie A Beretta sarà di nuovo in campo e auguri per questa stagione. Crebbi il lupo, un ringraziamento a tutti e sì, noi andremo sabato e dovremo vincere anche sabato, quindi un saluto a tutti.